Ciao a tutti, visto le ultime richieste ho deciso di girare direttamente un video su come registrare il vostro strumento al PC. Quello che ci occorre è una scheda audio e un software di registrazione. Andiamo a vedere come ho montato la mia scheda audio. Ecco qua, questa è la mia scheda audio, una Focusrite iTrack Solo, che ho comprato sia per registrare con il computer tramite USB e sia per registrare con il mio iPad. Quindi ci sono delle schede audio che è possibile collegare anche ai vostri device. Poi farò un video anche su questo. Adesso prendiamo il cavo che vi è arrivato in dotazione, colleghiamo un'estremità a questa entrata in questo modo e andiamo a collegare l'altra estremità USB al computer, quindi in questo modo. Ok? È quello grigio. A questo punto il computer vi riconoscerà automaticamente la scheda audio. Andiamo a collegare a questo punto il cavo mono della chitarra o del basso al gain 02 e se lo avete anche il microfono, ok? Che può essere quello della voce oppure un secondo microfono per registrare la chitarra, ok? La chitarra acustica, poi vi faccio vedere e ve ne parlo. Bene, adesso andiamo ad armare il nostro programma di registrazione utilizzando l'input 02 per la chitarra e l'input 01 per il microfono. Andiamo a vedere come si fa. Ok, andiamo ad aprire il programma, sia Studio One, Ableton, Pro Tools First, qualsiasi cosa. La procedura è la solita. Io utilizzo questo che è Studio One. Andiamo su File per creare una nuova sessione o nuova song. Inseriamo il nome del progetto. Andiamo su Traccia, Aggiungi traccia. Mettiamo il nome, chitarra 1. La tipologia deve essere audio e non strumento, nessun altro, poiché entriamo direttamente nella scheda con un cavo mono, che è questo. Selezioniamo quindi mono. Preset lasciamo stare. L'ingresso scegliamo ingresso R, poiché ingresso R sarà l'input 2, dove entra la chitarra, il basso, eccetera, eccetera, e l'ingresso L sarà l'input 1, quindi quello del microfono. Si può vedere anche da qui, ingresso R, input 2, ingresso L, input 1. Devo assolutamente andare a premere il pulsante del monitor. Ed ecco che ora si sente la chitarra. Bene, andiamo a registrare. Per registrare è sufficiente solo premere record dalla nostra traccia, quindi questa icona, e scegliere la stessa icona nel menu sopra oppure in questo caso nel menu sotto, che è questo. Eccolo qua. Premo il pulsante ed ecco che qui si può cominciare a registrare il nostro strumento. Bene, adesso dobbiamo collegare le nostre cuffie o le nostre casse alla scheda audio. Che cosa ci occorre? O un paio di cuffie con una uscita da 6 mm. Oppure, se ne abbiamo già una e la vogliamo utilizzare a questa uscita da 3,5, basta comprare un adattatore. Eccolo qua. Lo inseriamo e poi lo colleghiamo alla scheda audio. Semplice, no? La stessa cosa si può fare per collegare le casse del computer. Quindi, se avete delle piccole casse nel vostro portatile, le potete collegare nello stesso modo. Ma mi è stato chiesto anche se fosse possibile collegarle entrambe. Ad esempio, potremmo avere la necessità di ascoltare quello che registriamo a cuffia e poi risentirlo attraverso un'altra uscita. Quindi cosa dobbiamo fare? Si può semplicemente comprare un adattatore tipo questo, preferibilmente già da 6,5, che andremo a inserire nella scheda audio, dove collegheremo la cuffia e l'uscita delle nostre casse. Bene, adesso siamo pronti per avventurarci nel mondo della registrazione. Per qualsiasi domanda postate pure un commento oppure scrivetemi sulla mia pagina Facebook a questo indirizzo.